L'apertura del nostro notiziario, come di consueto, ci porta ad aggiornare i dati relativi all'emergenza sanitaria nel bollettino di oggi. Per farlo abbiamo collegato con noi in diretta da Pescara il nostro collega Paolo Durante. Paolo, buonasera a te. Iniziamo dicendo intanto che i nuovi positivi di oggi sono 196 e si registrano anche 6 decessi, ma poi ci sono tanti altri particolari. Ovviamente la linea la diamo a te proprio per il resoconto di questo bollettino sanitario. Buonasera. Paolo. Grazie Anna, buonasera a tutti da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. Sono 196 nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore su 7100 tamponi tra molecolari e test antigenici. Questo significa che il tasso di positività del giorno è pari al 2,8%. E poi i pazienti negli ospedali diminuiscono, sono diventati ora 334, meno 15 rispetto a ieri, nel dettaglio 307. Meno 13 sono i pazienti ricoverati con sintomi, 27 meno 2 quelli in terapia intensiva. Gli altri 7577 meno 236 sono in isolamento domiciliare. I pazienti deceduti sono 6, quelli registrati oggi. Questo porta in totale dall'inizio della pandemia a questa cifra 2428. I guariti sono 441, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7911. Anna, questo in estrema sintesi i dati di oggi per quel che riguarda proprio il bollettino. Sì Paolo, tra l'altro ti vedo davanti al centro vaccinale, al Palafiere Danelli di via Tirino a Pescara, dove proprio questa mattina c'è stato il generale Figliuolo, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, che oggi ha avuto una giornata tutta abruzzese. Questa mattina a Pescara c'eri tu, insomma, a seguire la visita del generale Figliuolo. Eh sì, c'eravamo io con il tecnico Diego Martelli. Intanto ti dico che da lunedì 10 maggio partiranno, seppure gradualmente, le vaccinazioni per gli over 50. E poi hai detto bene, Anna, perché il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha iniziato la visita abruzzese proprio qui. Alle mie spalle c'è il Palafiere a Pescara. È arrivato in tarda mattinata, si trovava insieme con il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, ha visitato le 24 linee vaccinali che si trovano all'interno del Palafiere e poi nel primo pomeriggio si è recato all'Aquila. Sulla visita che c'è stata questa mattina a Pescara è stato realizzato un servizio e allora, se sei d'accordo, io direi di salutarci da parte mia e da parte del tecnico, di salutarci qui e di mandare il servizio che è stato realizzato questa mattina con il generale Figliuolo. Grazie Paolo, sì, vediamo il servizio, il resoconto di questa giornata. A te una buona serata. Generale, se ci vacciniamo ne usciamo. Vacciniamo ne usciamo, questo è il segnale. Noi dobbiamo vaccinarci, è uno dei pilastri fondamentali per uscire e per poter far sì che possiamo sempre di più avere libertà, ma soprattutto produrre e intercettare la ripresa economica. Messaggio chiaro quello del generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, in visita in Abruzzo insieme al capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Il commissario ha fatto il punto della situazione in Abruzzo, ma non solo. Che per me questo è un po' un ritorno a casa, perché è dal 74 che faccio le mie vacanze a Silvi Marina, quindi queste zone le conosco bene. Poi sono anche alpino, l'Abruzzo è una terra di grandi alpini, quindi bisogna sempre ricordarlo, di questi splendidi monti. Questo è un hub vaccinale da 24 linee, è uno dei migliori che ho visto durante queste visite che sto facendo insieme all'ingegner Curcio. Questo è un segno di bella Italia, cioè qui c'è un'integrazione fra il privato, quindi la Confindustria locale che ha messo a disposizione quest'area, questa infrastruttura, la città di Pescara, qui ringrazio il sindaco, la regione, il presidente, qui abbiamo l'assessore alla sanità che sta tenendo saldamente il pugno in questa campagna vaccinale. Passiamo all'aspetto nazionale, i vaccini. Allora, questo il mese di maggio è un mese di transizione, io mi aspetto 17 milioni di vaccini. Stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana,
e ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni, perché noi ci dobbiamo preparare per giugno, quando avremo dei vaccini che arriveranno, affluiranno in maniera molto più abbondante dei 17 milioni. Quindi in questo mi sento di rassicurare il sindaco e il presidente della regione. I dati dell'Abruzzo sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti, un ottimo dato per i fragili, e questo fa onore alla regione Abruzzo. Poi, come ha detto l'assessore, è chiaro che c'è l'orografia, la compartimentazione del terreno, questa è la terra del Gran Sasso, quindi dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo, l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare, abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati nei villaggi rurali, nei villaggi montani, a vaccinare persone anziane e fragili. E nel pomeriggio poi la visita del generale Figliuolo e del capo dipartimento della protezione civile Curcio all'Aquila, visita che è stata seguita per noi da Daniela Rosone. Sentiamo. Ha benedetto la sinergia tra istituzioni che all'Aquila ha permesso di aprire un centro vaccinale all'avanguardia in pochissimo tempo, ringraziando gli artefici, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza, che dopo Pescara ha fatto tappa in città nel centro di San Vittorino. I temi affrontati con i giornalisti dopo il giro nel centro vaccini, mentre sono proseguite all'interno le somministrazioni, sono gli stessi affrontati a Pescara. All'Aquila ha voluto ricordare anche la grande tradizione alpina. Ha assicurato la disponibilità di vaccini, ha sostenuto che i vaccini sono l'unica arma, sono tutti efficaci, ha parlato dell'allargamento della campagna ad altre età e ha detto, sollecitato dai cronisti, che i giovani per il momento dovranno aspettare, poi si aprirà anche a loro, sperando di arrivare presto all'immunizzazione di massa. Per le aree interne 3 team mobili in più riusciranno a coprire meglio le zone montane e a far superare le criticità. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, accanto a lui, ha speso per l'Aquila, che conosce bene, parole importanti. Venire in Abruzzo è sempre un momento di grande emozione, soprattutto la città dell'Aquila che mi ha visto crescere professionalmente e umanamente. Noi andiamo sui territori per portare poi a livello nazionale le esperienze, le necessità, le richieste, le pratiche migliori e le criticità che il territorio ci fa vedere. E a valle di queste riunioni, incontri, noi poi facciamo delle riflessioni importanti che cerchiamo di riportare a livello nazionale. Qui in questa città, basta vedere come è stato organizzato questo centro, si vede che è proprio l'espressione di un territorio che insieme si mette per cercare di venire fuori. Quindi un plauso all'organizzazione, a coloro che stanno dando il loro tempo in maniera volontaria. Io l'ho già detto, guardate, non è scontato che ci siano delle persone che si mettano a disposizione in maniera così generosa, e la città dell'Aquila ne è un esempio da sempre. A fare gli onori di casa il manager della ASL 1 Roberto Testa e tantissime altre istituzioni presenti. Il generale ha detto che maggio sarà un mese un po' particolare, ma poi ci sarà, diciamo, questo ulteriore approvvigionamento. È emerso molto importante anche una considerazione sull'aspetto proprio orografico, geografico della nostra regione, soprattutto in particolare della nostra provincia, che sicuramente determinerà anche una rivisitazione anche in termini organizzativi delle modalità di vaccinazione.